Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi subito al canale. Siamo sempre di più! Benvenuti in questo nuovo video! Allora, siamo io e Aurora, siamo solo noi, vero? Vi spieghiamo perché, come avete visto, si è appena svegliata. Siamo qua per mostrarvi la sua night routine, visto che ce l'avete chiesto spesso. Siamo qua per mostrarvela. Allora, sapete che siamo io e lei da sole, perché il papà, come ogni pomeriggio, va a lavorare. Quindi, papà, quindi adesso venite con noi, noi vi mostriamo cosa facciamo finché il papà... Papà! Dov'è papà? Papà? Papà! Adesso vi portiamo con noi, vi mostriamo tutto quello che fa Aurora nella teta del suo papà. Normalmente lei dorme fino alle 5, 5 e mezza. In questo periodo non usciamo molto per colpa del Covid, purtroppo preferiamo restare a casa o andare in qualche parco qui vicino, però adesso venite con noi che iniziamo. Come cosa principale, appena qualcuno si sveglia, che cos'è? La fetta al latte? La vuoi? Però ci mettiamo sedute bene, ci mettiamo sedute composte, va bene? Tienila, andiamo a sederci per mangiarla. No, scappi, vabbè, allora ti siedo. Ci siamo sedute, vero? Siamo sedute nella nostra postazione e abbiamo la fetta al latte. La mangio io? Ah, la vuoi? Ah, ok, si arrabbia. Meglio che gliela diamo a lei. Ok, ecco la tua merenda. Come sempre tagliata a metà, vero? Prima una metà e poi la seconda metà. Amore, ma mangia pezzi piccoli. Non te la rubiamo mica, sai? Guardate come la sta guardando. Ti piace? È buona? Adesso facciamo merenda e poi vi mostriamo cosa facciamo successivamente. Ovviamente fa merenda anche la mamma? O sbaglio? Ridi? No. Ogni tanto facciamo merenda anche noi con lei. Poi ieri era San Martino, siamo andati a San Martini. Non so se la conoscete, è una festa tipica di qui. E quindi la mamma è innamorata di dolci e non potevo non far merenda con la mia bambina. Però, andiamo allo step successivo, anche perché Aurora ha già finito la sua fetta al latte. Amore, ma sei tutta zozza! Sei una zozza, con la bocca sporca! Adesso andiamo a fare una cosa molto più divertente. Eccoci qua, piccolina, vieni qua con me, che gli diciamo un'altra cosa che facciamo nell'attesa che arrivi il papà. Noi, il pomeriggio, ultimamente, stiamo guardando tantissimi film su Netflix o Disney, dipende. Stiamo guardando tanti cartoni, film di Natale. Ci piace proprio, quando la mamma non pulisce casa, stare nel divano con qualcun altro a guardare un bel filmetto. Indipendentemente da sole, pioggia, abbiamo già detto, purtroppo in questo periodo non usciamo molto, perché non è... diciamo il caso. Però vabbè, quando usciamo andiamo al parco, usciamo per lavoro, lei ovviamente viene con noi. Però amore, dobbiamo scegliere un filmetto. Cosa? Vieni qua. Ah, dobbiamo fare quella cosa prima. Dobbiamo fare una cosa prima di guardare il film, è vero. Dobbiamo portarvi a vedere una cosa. Andiamo a portarli? Dai, andiamo, venite con noi, che dobbiamo mostrarvi una cosa, se no Aurora si arrabbia. Amore, ma abbiamo detto che gli facciamo vedere l'altra cosa prima, dopo il film. Vado a fargliela vedere io? Dai, venite con me allora. Sapete che questo è il reparto giochi di Aurora. Ieri è arrivato quello strano Babbo Natale. Comunque questo è il reparto giochi di Aurora. Il latte lì è vuoto, non c'entra lei, se l'è preso prima. E guardate qui, ci sono arrivati un casino di pacchi per qualcuno! Vero? Dai, allora andiamo un po' a giocare, gli mostriamo un po' i giochi, va bene? Dai, venite. Andiamo nel trono prima e vediamo allora cosa ci mostra. Oh, che bene che si sta su questo trono. Aiuto, mi sta vedendo.
Che bene che si sta su questo trono, ma con cosa posso giocare io? Chi c'è? Chi c'è? Allora, Aurora, vieni qua, perché tu sei la diretta interessata. Mostraci un po' di giochi tuoi. Oh, ok, dobbiamo mostrare tutti i giochi, va bene? Ok, grazie. No, non me lo vuoi dare? Lo vuoi dare a Babbo Natale. Mostriamo i giochi? I giochi con cui giochi sempre il pomeriggio? È brutta. Era finta di niente. Dai, mostriamogli. Allora, questi sono i giochi di Aurora del pomeriggio. Cosa abbiamo qua? Le formine? Dai, amore, vieni a mostrargli tu. Sono tuoi, fai la timida. Ok, dai, mostraci, mostraci. Quello è il trono, giusto? Questo è il trono, perfetto. Quello è il cagnolino che avete visto nel video precedente che abbiamo preso, vero? Sì, ok. Resta con noi. Dopo cosa c'è qua? Guarda il topo. Quante cose ci sono? Ce le mostri? Vero? Il ciuccio? Beh, diciamo che al pomeriggio non gioca tantissimo, gioca più la sera quando arriva il suo papà. Questa è una zucchetta di Halloween, sì, amore, ci mostri tutto quanto quello che hai, va bene? Noi guardiamo. Io però adesso direi che ci mettiamo a guardare un bel film. Non mi rubare la videocamera! Ci mettiamo a guardare un bel film. Aspettiamo che papà arriva, così arriva in un batter d'occhio. E dopo andiamo avanti a giocare con papà, e con il tuo culetto in faccia, amore, vieni qua, giocare con papà, fare il bagnetto, mangiamo la pappa, giochiamo ancora e ancora giochiamo. Quindi aspettiamo il papà, dai, ciao! Allora ragazzi, io sono appena tornato da lavoro, quindi ora vedremo tutti insieme la reazione che ha Aurora tutti i pomeriggi quando mi vede. Quindi ora accendiamo la luce delle scale, andiamo su, apriamo la porta piano piano e vediamo la sua reazione. Siamo pronti? Come stai? Bene. Mi dai un bacione? Ciao! Mi dai un bacione? Mi dai un bacione? Devi spogliarti, dobbiamo darti una cosina. Ok, mi spoglio. Allora, bambini miei, la mamma ha una sorpresa per voi. Cos'è? L'altro giorno tu in TV hai visto un cartone, cosa hai detto? Che cartone ho visto in TV? Topo? Gigio. Che volevi prenderti cosa? Hai detto che volevi prenderti il gigetto piccolo. Gigetto, cosa sto dicendo? Io non ho mai detto sta roba di Gigetto Come piccolo. non hai mai detto di Topo Gigio? Che volevo prendermi il Che gigetto hanno fatto la piccolo. pubblicità di Topo Gigi, piccolini. Arriva. Arriva tutta forza! Vabbè, io vi ho preso due cosine a voi due. Hai trovato Topo Gigio? E non solo. Oddio, due Gigi! Uno per te, uno per Aurora e anche i calendari. Mini Gigio! Allora, quello col pigiama è di Aurora. Quello blu è di Aurora. Topo Gigio, quello lì è di Aurora. E quello è mio, questo è uno mio. è no, te lo portate via. Dobbiamo aspettare dicembre. Pappa o gioco? Niente. Gioco! Ho scelto il gioco. Fregato. Cosa hai fatto quest'oggi? E abbiamo fatto tante cose. Abbiamo mangiato tanta pappa, fatto la nanna, guardato un cartone. Ci siamo cambiate perché si era sbrodolata tutta. Strano, vero? Adesso deve mangiare la pappa, papà. Sei arrivato giusto per cena per Ah, dargli vado la a mangiare pappa. anch'io. No, no, solo lei adesso. Anch'io Ok, la pappa è pronta. Scusate, pappa pronta. Papà, tocca a te dargli la pappa. Basta, andiamo a mangiare. andiamo già la pappa. Cioè, mangi tu, Auri. Andiamo già la pappa. Quando si scende È già che la sonna? scende, già che scende. Hop. Oh, Dove cavolo, dobbiamo guarda che andare? bello! Ha già capito, ha Guarda, già capito, guarda, ha guarda, già guarda, guarda! capito. Dai, c'è la tua Wow, pappa. la pappa!
Arriva Capozzo! Papà, caricamela e gliela dai tu, vero? Wow, certo! Questa sera abbiamo un menù un po' tranquillo, vero? Pasta, olio e formaggio. Molto semplice perché oggi abbiamo mangiato tanto, 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 quindi... Cos'hai mangiato tanto? Lei di notte dopo sta male, se no se mangia... Wow! 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 Papà! Mamma mia! È sua! La mangiare io! No, no, è sua! È già mescolata bene, tocca a lei! Speriamo non la finisca! Amore! Devi dargli un po' meno, è grande come pasta, vero? Hai apprezzato. No, no, non mangi tu. Non mangi tu. No, è buonissima. Tu devi mangiare, papà no. Papà no. Adesso proseguiamo con la pappa e dopo facciamo il bagnetto. Quindi ci spostiamo. Ma in bagno. La pappa può mangiare anche il papà? No, papà mangia dopo la pappa sua. Non stai mettendo un boccone di prego. No, è sua. Ti giuro. Guarda come apre la bocca. No. È buonissima, anzi. No. È sua. L'ultimo proprio. No. Perdi, vabbè, faccio poco. Guarda che se si mette ciuccio non mangia più. No. Devi levarglielo il ciuccetto. Sì. Aurora. Aurora. Sei arrabbiata. Adesso la mamma gli mette i cartoni così mangia più tranquilla. Ma qualcuno ha finito di mangiare la pappa? È giusto rimasto un mezzo cucchiaino. Beh, guarda, io lo accetto super volentieri. Io lo accetto super volentieri. Io lo accetto super volentieri. Mi lasci un cucchiaino, amore, dei tuoi? Guarda che ne è rimasto mezzo. Come, solo mezzo? Non è vero. Forse qualcuno ha ancora fame, però. Sì? Pur di mangiare quello che mangio io. Mangi anche quando si sazia. Guarda, è tutto bevuto, sei tutta sporcata. Dai che mangiamo insieme, dai! No, non la riempire troppo che dopo sta male. No, esplode dopo. Vedi che si sta già levando la maglietta perché non gli sta? Ma ascolta, andiamo a fare il bagno? Ancora che mangi! Fortuna che non ha fame, mamma. Appunto sta correndo, non si sa dove. Là ci sono tutte le nostre palline di Natale, vabbè, la mamma è andata a fare shopping prima. È tornata. Adesso fa un giretto di corsa di nuovo, guarda. Guarda replay. Quelli che non gli voglio bene, dai, anche l'ultimo cucchiaino. Dai, dai. Amore, c'è l'ultimo cucchiaino. Corri. Dai. Magari accidentalmente non lo vuole. Vediamo se arriva. Allora, io me lo mangerei perché c'è tutto il formaggio. Vieni, amore. No. Oddio, vi ammazzo. Vi ammazzo. Non l'ha voluto questo. Vuoi questo, amore? Allora vuoi questo? No, è che balla, non vuole più. Andiamo a fare il bagnetto, papà. Andiamo a preparare. È arrivato il momento più bello della giornata. Quindi polpetta preparerà la super vaschetta ad Aurora. Wow! Vieni qua, falli vedere. Ai, falli vedere che cosa hai in mano. Wow! Cavolino! Questo è il super Gigio. Wow! Senti l'acquetta, andiamo a vedere! Quante ne metti, mamma? 4. Perché 4? Ma perché questo è più leggero, no, io. Sento la scimmia, dov'è la scimmia? Aurora! Cosa stai facendo in camera? Comunque, ragazzi, guardate che bellezza. Alexa, accendi LED camera. Scusa. Ah, ho staccato il LED. Niente, ragazzi, niente LED camera. Niente. Guardate che sta arrivando, Aurora! Ma no, dopo di che. Lo stai usando a mo' di ciuccia, amore! Adesso sapete che lei farà il bagnetto, lei vi saluterà qui, perché dopo andrà a fare la nanna. E non si mostra la nanna. E non si mostra neanche la bimba che fa. Perché alla fine è una cosa noiosa, abbiamo preferito mostrarvi qualcosa di più. Guardate. Guarda, wow! Che cosciotte! Adesso vedrete che prenderà tipo la rincorsa, più si sfoglia, più lei corre. Però papà starà così, così nessuno vedrete. No, vabbè, ma non la facciamo vedere tutta, li levo solamente, guarda. Leviamo solamente il maglione nel momento. Che puzza che sento! Che strano, ragazzi, non sta neanche piangendo, sarà Topo Gigio. Dove vai? Dove vai? Attenta che c'è la luce! Vai, vai, dai, passa che ci passi, cicciona! Ti prende! Guardala, guardala.
Dove corri? Andiamo a fare la doccia. Guardatela sempre così. Ciao, è stato bello. Boom. Anche il bagnetto alla piccola Aurora è stato fatto, quindi ora manchiamo solo noi due da lavarci. Beh, dobbiamo ancora mangiare noi. No, dai. Arriva! La pigiama è già vestita, vero? Fernanda, sei pronta? Sentite, pensiamo che il ciuccetto abbia un problemino. Mi sa che dobbiamo cambiarglielo questo. Ah, sì. Perché si lancia, si lancia in doccia per quello. Oh, mancava il papà con l'abbraccio, sì. Sì. Dai, dai, dai. No, anche la mamma. Ah, bene, Aurora. Speriamo che vi sia piaciuta la night routine di Aurora. Sapete che tutti i giorni è una cosa diversa, quindi sapete che un giorno facciamo una cosa, un giorno facciamo un'altra. Però la base c'è, ovvero si sveglia il pomeridiano, merendino, gioca, se sono a casa gioca con me, se no gioca con la mamma, filmetto con la mamma, tranquillo. Ogni tanto poi si mangia la pappona la sera. E dopo si fa il bagnetto. E dopo la nana. Sapete la che ovviamente cambia se noi andiamo fuori, perché siamo fortunati che il nostro Veneto non è ancora in lockdown, quindi siamo una delle poche regioni che possiamo muoverci tranquillamente fino alle ore 22. No. Quindi sapete che cambierà tutti i giorni, però la base c'è. Aurora, cosa hai preso? Questa è la bambina di Aurora, si chiama... Non ha un nome ancora, quindi pensiamo che non la chiameremo mai. Ragazzi, mi raccomando, dovete iscrivervi subito al canale, lasciate un mega commento, perché così resterete aggiornati con tutti i nostri appuntamenti che usciranno. Un giorno sì e un giorno no, alle ore 14. La polpetta! Cotoletta! Wow! E allora! È tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! I want you to be happier, because I'm happy when I'm wiser and I'm older. 'Cause you make me feel alive, because I'm alone and alone.